Buongiorno, volevo aggiornarvi velocemente sulla situazione della diffusione del coronavirus nel nostro comune perché da un po' di tempo effettivamente che non vengono riportati dati, ma questo è dovuto al fatto che fortunatamente non c'è stato un incremento significativo nelle ultime settimane. Ad oggi siamo a 149 persone residenti a Besana che hanno contratto il virus. Divisi in questo modo, 73 risiedono nelle case di riposo del nostro territorio, 76 invece fuori, sono cittadini besanesi, che non stanno nelle case di riposo. Di questi 149 persone sono 31 purtroppo i deceduti, invece le persone che hanno avuto poi esito negativo al tampone sono ben 54 le persone che quindi possono dirsi guarite, ma soprattutto il dato che fa capire il netto miglioramento rispetto al passato relativamente alla diffusione del virus e alla preoccupazione che ancora stiamo vivendo, per questa emergenza sanitaria è quello relativo alle persone in sorveglianza attiva che adesso sono 11. Tenete conto che nelle settimane più dure, erano molti di più, erano diverse decine, sono state 50, 60, contemporaneamente le persone in sorveglianza attive, seguite quindi da TS residenti nella nostra città. Quindi c'è stato un deciso miglioramento. Ovviamente sono 149 le persone che sono registrate come infette, di cui 54 guarite, vi ho detto, e vengono registrate fin dall'inizio, quindi una persona che è risultata positiva al tampone all'inizio magari di marzo, risulta ancora in questi dati statistici. Quindi sono 149, ma il nostro picco l'abbiamo già superato nei mesi scorsi, adesso veramente sono giorni che non si registrano nuovi casi e ripeto, le persone in sorveglianza attiva, misura che ha riguardato davvero una fascia importante della popolazione, è ormai ridotta ad 11 persone, erano 8 fino a pochi giorni fa, quindi davvero c'è un netto miglioramento. Volevo condividere con voi una piccola riflessione su due servizi che sono stati oggetti di decisioni difficili nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, che sono la piattaforma ecologica e i cimiteri. Adesso finalmente possiamo dire che, è vero, dopo che è stata riaperta completamente la piattaforma ecologica, si sono registrati alcuni giorni con delle code e si sono accavallati quelli che avevano prenotato lo scarico dei rifiuti e invece gli utenti che si presentavano liberamente, però adesso possiamo dire stamattina basta andare in discarica e vediamo che non c'è coda, c'è il solito traffico che c'è sempre stato il sabato mattina presso la discarica. A differenza di altri comuni, lo posso dire, non abbiamo avuto alla riapertura immediata settimane intere di coda, anche di 1 chilometro. Mi viene in mente qualche comune vicino a noi, subito dopo la riapertura, dopo il lockdown. Perché grazie a quello strumento della prenotazione che ci ha consentito di gestire 290 conferimenti a settimana, appuntamenti alla settimana, abbiamo potuto smaltire l'onda del rientro immediato dopo la chiusura e di avere delle criticità contingentate soltanto a pochi giorni subito dopo la riapertura. La stessa cosa è valsa per i cimiteri. Quel meccanismo che neanche a me piaceva, di ingresso legato all'ordine alfabetico, ha evitato che in troppi andassimo ai cimiteri contemporaneamente. Adesso c'è una vita assolutamente normale, relativamente agli accessi per quanto riguarda i cimiteri. Quindi su questi due aspetti che sono stati critici li abbiamo affrontati in questo modo, è stato difficile perché ovviamente alcuni si sono lamentati perché preferivano entrare direttamente, però adesso, dopo che è passato un po' di tempo, possiamo confermare che comunque è stata una decisione che ha dato i suoi frutti che sono sicuramente positivi. Ci sono altre novità adesso, la biblioteca sta ritornando operativa passo dopo passo per ritornare a dare il suo servizio, anche in questo caso, come in tutti gli altri casi, la riapertura è stata graduale e si stanno avendo risultati. E la novità più importante che riguarda le prossime settimane riguarda ovviamente i centri estivi, di cui si sta parlando tanto. Intanto, devo ringraziare tutte le persone con le quali
L'amministrazione comunale ha collaborato perché si possa arrivare all'obiettivo, che sono ovviamente a partire dalle scuole paritarie convenzionate, che sono state fisicamente anche qui nella nostra casa comunale, per far partire i centri estivi che riguardano ovviamente per quanto riguarda le paritarie convenzionate, la fascia di età che va dai 3 a 6 anni e sono 5 quelle che stanno raccogliendo le iscrizioni. Più ci sono anche le ziette di Calò, di Rigola, che sono partite con il loro centro estivo, loro sono già partiti. In più parte anche l'asilo nido comunale. Ovviamente i posti sono contingentati rispetto al rispetto delle normative, delle linee guida date dal governo sul rapporto tra educatori e bambini, quindi un ringraziamento a tutte queste persone che hanno collaborato perché i centri estivi potessero partire e quindi dare un servizio non tanto all'amministrazione comunale ma ai cittadini di Besana. E partirà da lunedì anche il centro estivo organizzato dalla Polisportiva, con una corsa contro il tempo che ha fatto davvero impressione, che è finita praticamente soltanto ieri pomeriggio, e sta lavorando ancora la comunità pastorale con l'amministrazione comunale, con i tanti volontari che hanno dato la disponibilità per fare gli educatori. Devo ringraziare davvero di cuore Don Fabrizio e Don Mauro, perché praticamente ormai si sentono tutti i venerdì, so, in conferenza, ma quasi praticamente tutti i giorni con l'assessore Fusco. Ringrazio anche lei perché si sta facendo in quattro per poter far partire finalmente il 6, dovrebbero partire il 6 di luglio, i centri estivi organizzati dalla comunità pastorale e dall'amministrazione comunale. Ringrazio perché questa è proprio una bella sinergia che parla tanto della nostra comunità, perché consente di mettere a disposizione gli spazi della comunità pastorale, il volontariato dei nostri cittadini e ovviamente ci sarà il contributo, che sarà soprattutto economico e sarà decisamente importante, da parte dell'amministrazione comunale, perché complessivamente sosterremo una spesa abbastanza profonda rispetto al passato, ovviamente per garantire tutti i presidi di sicurezza e per il rispetto di tutte le norme, ma davvero devo ringraziare in particolar modo la comunità pastorale perché il contributo più importante di sforzo lo sta dando proprio la comunità pastorale. Quindi ringrazio davvero il Don Mauro e il Don Fabrizio, che si sta, soprattutto Don Fabrizio, si sta impegnando tantissimo. E ovviamente da parte dell'amministrazione comunale c'è tutto il contributo anche in termini economici perché si possa svolgere tutto in sicurezza. Da quello che mi dice l'assessore Fusco, dovrebbero durare 4 settimane a partire dal 6 di luglio, ma sicuramente notizie più dettagliate e precise arriveranno. Consiglio a tutti come suggeriscono di fare i nostri canali social del comune, di richiedere il bonus centri estivi all'INPS, perché permette alle famiglie di abbattere il costo se non addirittura azzerarlo. Più o meno so che per le materne paritarie si va in quella direzione, cioè si azzera il costo per la famiglia per mandare il bambino. Sono particolarmente contento, vi devo dire la verità, del fatto che si è riusciti anche a fare il centro estivo al nido comunale, perché non tutti i comuni, da quello che so, riescono ad offrire anche il centro estivo per la fascia di età 0-3, quindi ci vuole tempo per organizzare tutto, ci vogliono risorse importanti, però si sta riuscendo a incastrare tutti i pezzi del puzzle. Tra l'altro, il centro estivo offerto dalla comunità pastorale parte dai ragazzi delle elementari e arriva fino ai 17, quindi si dà un'offerta davvero amplissima. Se tutto poi andrà nei prossimi giorni, se tutto andrà nei prossimi giorni come deve andare. Sui nidi gratis non so ancora, sinceramente, anche se ho capito che l'intenzione della Regione Lombardia è quella di confermare la misura. Quindi aspettiamo ancora qualche giorno, qualche settimana direi anche, penso arriverà la conferma in un senso o nell'altro per capire se verrà rinnovata la misura, che comunque ha permesso a una quindicina di famiglie besanesi quest'anno di mandare il bambino al nido e quindi di poter andare a lavorare in modo completamente gratuito, grazie alla misura a cui abbiamo aderito all'inizio dell'anno scolastico. Sugli ambulatori medici, vedo che me lo chiedete,
Devo parlare con i medici per trovare una quadra sulla nuova gestione che va concordata degli ambulatori. Come sapete, quell'infrazione non tutti sono adeguati al compito che devono svolgere, per cui bisognerà fare una riflessione anche in quel senso. In ambito sanitario, come sapete, l'altro giorno, l'altra sera abbiamo spiegato e presentato anche, e sono davvero contento, della possibilità di avere un servizio in più nella nostra città, che è l'apertura della quarta farmacia, che penso che al di là della frazione che viene impattata sia un servizio per tutti, perché banalmente quando c'è una farmacia di turno noi abbiamo una in più che possiamo avere in casa senza uscire dal nostro territorio per poter andare a prendere i farmaci la sera o nel weekend quando le farmacie, la domenica ad esempio, quando sono chiuse. Quindi le cose importanti erano queste, da dire: siamo ancora a 149 contagi. Non stanno crescendo, i decessi sono sempre 31, quindi non sono saliti, le persone in sorveglianza attiva sono 11 e quindi si sono estremamente ridotte rispetto al periodo più buio. Piattaforma ecologica, non ci sono più code, ci sono state solamente nei primi giorni, subito dopo la riapertura a tutti senza prenotazione. E sui centri estivi alcuni sono già partiti, tipo Zietta di Ligola, lunedì parte la polisportiva. Partirà anche il nido comunale tra fine di giugno e inizio di luglio e siamo ormai addirittura d'arrivo per partire il 6 con i centri estivi organizzati principalmente dalla comunità pastorale con il supporto soprattutto economico e anche in parte organizzativo per quanto riguarda gli educatori con l'amministrazione comunale e una cooperativa. Sforzo importante, però riusciamo a garantire da 0 ai 17 anni. Se tutto va come deve andare, ma ormai devo dire che ci siamo. Quindi ringrazio ancora Aldo Mauro e Don Fabrizio, la cooperativa che gestisce il nido comunale, le paritarie convenzionate e tutti quelli che hanno collaborato per far partire l'iniziativa. Se non ci sono altre domande, mi riprometto di darvi più aggiornamenti in questo modo diretto più spesso, se riesco, anche per quello che riguarderà poi le novità per la ripartenza. So che qualche bar ha iniziato ad utilizzare gli spazi esterni nel nostro comune, secondo me dando anche un'immagine un pochino più viva di città. Penso sia un'occasione per poter trasformare questo cambiamento necessario in un cambiamento positivo. Altre richieste stanno arrivando e le rilasceremo nei prossimi giorni. A commercianti che non l'avessero ancora fatto, comunque io suggerisco di fare la richiesta, poi al massimo li si chiama qua per ragionare insieme. A chi magari non è abituato ad avere sotto casa un minimo di frequentazione da parte dei clienti di questi esercizi commerciali, chiedo un pochino di portare un po' di pazienza perché ci sono persone, ci sono famiglie che lavorano nella nostra città e alcune di queste risiedono anche qui, che per mesi non hanno lavorato. E quindi in questo momento non si tratta soltanto di ritornare, di recuperare per tornare ad un regime lavorativo normale, ma si tratta anche di recuperare quei mesi persi. Quindi, per favore, chi magari si troverà sotto casa i tavolini di un bar o di un ristorante che prima non c'erano, sentiranno un po' magari di rumore il sabato sera, chiedo di tenere a mente questa cosa, di fare un piccolo sacrificio per tutti, perché intanto la città è più viva ed è più bella, secondo me. E poi perché ci sono davvero famiglie che, io, avendole incontrate diverse di questi, sono state davvero in grave difficoltà economica. Quindi è un modo per fare la cosa migliore, secondo me. Invece che dare soldi alle persone che magari non hanno lavorato, gli si dà la possibilità di lavorare. Penso sia la cosa migliore in assoluto. Buon weekend a tutti!